personaggio di Sam. Sam, sì. Come te l'hanno... cioè, come arrivi a Sam? Come sono arrivato a lui? Conoscevo già l'attore. Sì, ah, allora, questa era poi una domanda che volevo riprendere dopo. Ok, comunque. Questo mi ha aiutato. Ok. Il sapere già come lavorava, come... come Elijah Wood, quindi crescere un pochino avendo già avuto a che fare con un attore, per quanto camaleontico possa essere, comunque ti dà un piccolo vantaggio, un aiuto te lo dà. Le condizioni con cui ci siamo dovuti ritrovare a lavorare per un film tipo i Transformers, come poi per tanti altri, sono state estremamente difficili. Cioè, è un film d'azione pieno di personaggi, pieno di effetti speciali. Il personaggio, in questo caso Sam, è un esagitato, è isterico, ha 2000 cose per la testa, deve avere a che fare con degli alieni che arrivano sul pianeta, gli chiedono cose, deve proteggerli, ma allo stesso tempo deve proteggere la famiglia sua. Insomma, è tutto un casino. Scorre, scappa, gli sparano, lo proteggono, la rizzompa, schioppano, tutte queste cose noi non le abbiamo viste, non le abbiamo capite. Io, quando ho fatto una scena del... non mi ricordo se era il primo o il secondo, forse il primo, insomma, corre giù per una collina, c'è un robot che lo insegue, gli strappa i pantaloni, lui si attacca ad una rete, tenta di arrampicarsi, gli tira giù i pantaloni, gli strappa i jeans, tutta quella scena. Io non la sapevo, cioè non ho capito che era così, perché io vedevo uno schermo nero con un pallino che si apriva sulla bocca o sulla faccia dell'attore e basta, tutto quello che avveniva intorno non si vedeva, era tutto criptato. Quindi come fai a capire che è una scena d'azione? Cosa succede? L'ho visto al cinema. Quando cioè, incredibile, un applauso, veramente, bravissimo, cioè è incredibile pensare. Una persona, adesso immaginiamola la situazione, no? Sì, puoi immaginare quello che può essere. Lo schermo completamente scuro. Ah no, non basta. Dato che non gli basta che lo schermo sia completamente scuro, non ti facciano vedere niente. Ci sono delle scritte in trasparenza, sparse per lo schermo, e una banda rossa che passa da parte a parte dello schermo ogni tot secondi, come se non bastasse. Poi ogni tanto, quando l'attore parla e apre la bocca, si apre questo ovale che si chiama rotoscope sulla bocca dell'attore. Se ci sono poco degli effetti speciali dietro, o se è il robot, o se è qualcosa di particolare. È incredibile. Altrimenti ti fanno vedere forse il resto del viso, ma proprio ritagliato. Quello che fa, se lui prende una tazza, inizia a berla, tu lo capisci solo perché senti così, o se sta cadendo o ruzzolando da una rampa di scale, da una collina, una cosa, o se si sta arrampicando, o se gli hanno sparato, noi l'abbiamo capito solo dal suono. E quindi io, come i miei colleghi ovviamente, siamo dovuti metterci così con la cuffia, perché la sala di registrazione, non so chi voi ha un'immagine della sala di registrazione di doppiaggio, per chi di voi non è presente, allora la sala è fatta come una sala cinematografica, con uno schermo tipo questo su cui lavoriamo, c'è un leggio al centro della stanza, il microfono, due lucette che illuminano i due copioni, e noi siamo costantemente sempre solo in piedi, 3, 6, 9, 12 ore al giorno, sempre in piedi, non ci possiamo mai sedere, mai fare niente, e lavoriamo costantemente in piedi al leggio, leggendo sul copione, dove noi segniamo le nostre battute, perché ci sta il nome del personaggio, la battuta, il nome dell'altro personaggio, l'altra battuta, noi facciamo dei segni, insomma, per riconoscere col colpo d'occhio dove era posizionata sul foglio la battuta, poi ci facciamo degli altri segni per delle nostre cose personali, cioè per esempio io ho un po' di difficoltà di lettura, quindi faccio una marea di disegnetti, di fascette, di cose, di
cerchi cose, tutte cose per riuscire a districarmi nelle parole. E poi ironia della sorte mi fanno sempre fare i personaggi che parlano a rotelle, più veloci, più isterici, non so perché. Comunque poi c'è l'assistente accanto a noi, seduta su una sedia, una piccola scrivania, che ci aiuta con il sync dei movimenti del labiale. Noi abbiamo lo schermo, passa l'originale, dietro di noi, isolato acusticamente da una parete e da un vetro, c'è il direttore e il fonico, che con un interfono comunicano con l'attore e l'assistente accanto all'attore. E vediamo la scena, vediamo il sonoro, poi un'altra volta, se vogliamo, ci proviamo un attimo sopra, poi tolgono il sonoro e noi ci attacchiamo alla cuffia. La cuffia è l'unico riferimento audio che abbiamo, perché poi loro mutano tutto, quindi il silenzio totale, l'unico abbiglio che hai sonoro è tutto nella cuffia, quindi tutto il sonoro originale, la musica degli effetti, colonna sonora, tutto quello che comporta la scena, tutto quello, gli effetti speciali, colonna parlato, tutto lì, e tenti di incollarti con l'attore, avendo studiato per... provato, visto la scena prima e la provi. Quando tu non vedi lo schermo perché è nero, non puoi stare lì a cercare il tuo personaggio, l'attore, e cercare di attaccare quando attacca lui, perché sai perché lui si girerà, che spunterà da quella porta, non vedi niente. E quindi c'è tutto, stai attaccato al sonoro e dici aspetta, arrivassi, questo titolo lì fa c'è un rumore che se... ah sì, forse cade, ok, provo a far pure io così. Tutto così. E tutto, dobbiamo riprodurre tutto, qualsiasi cosa, da quando uno si alza, quando uno si abbassa, dice una battuta, oppure quando cade, quando gli danno uno spintone, o muove il braccio, perché tu quando muovi agitando un braccio, la voce cambia, sì, non è più. Esatto. È la stessa cosa. Tutto dobbiamo fare così in continuazione. Senza fare rumore, però. Nel silenzio totale. Beh, incredibile, veramente, scusate, cioè, nel senso è un'arte.